E benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questo è Music Destination e con noi oggi Mezcal. Ciao Mezcal. Eccoci qua. Bentornato dopo l'intervista di marzo, eccoci qua, nuovo appuntamento. Esattamente, contento di essere tornato. Allora, noi per i nostri amici ascoltatori, come si suol dire, come si faceva a scuola, un piccolo ripassino su chi è Mezcal. Ok, allora Mezcal sono io, ce la posso fare, visto che tra due giorni mi riprende scuola, così entro già nell'ottica. Mezcal sono io, un cantante di 18 anni di Roma, faccio punk, credo, più pop che punk, e niente, mi diverto. E questa è già una cosa buona, insomma, l'importante è divertirsi, sempre. Sempre. E comunque, senti, vieni dal punk, abbiamo sentito la tua produzione musicale e si sente molto, chi è l'artista che ti ha detto, che ti ha fatto veramente innamorare della musica e tu lì hai detto faccio il musicista? È stata più che un artista una canzone, che è stata London Calling dei Clash, che a 12 anni mi ha folgorato, nonostante fosse un pezzo che ho già sentito più volte nella mia vita. Però in quel momento là l'ho sentito e ho detto ecco, voglio fare questo, non so perché, non so ancora come, visto che ero l'essere meno dotato sulla faccia della terra per fare questo tipo di lavoro, ero stonatissimo, non avevo senso del ritmo, però basta, mi sono impuntato, ho detto voglio fare questo e ci si prova. Quindi London Calling dei Clash. Quindi, come appena sottolineato Mezcal, volere e potere sotto ogni punto di vista. Si prova quantomeno, ora non lo so, poi finché agli altri piacciono le mie canzoni io sono contento. Senti, noi abbiamo fatto un'intervista con un brano precedente a marzo più o meno, da marzo ad oggi, passando insomma per l'estate, cosa è successo? Allora, sono sicuramente migliorato a cantare, di poco, ma sicuramente migliorato, e ho capito meglio qual era la vena che voglio che prenda il progetto Mezcal, anche da un punto di vista di testi, a usare una chiave un po' più diretta. E poi da marzo sono sicuramente cascato di più nell'alcol. E che, come si suol dire, certe volte è anche fonte di ispirazione. Esattamente, troppe volte forse. Senti, abbiamo parlato anche l'altra volta di Spotify e chiaramente tutti questi grandi brani, la differenza è che dai 50 milioni di brani di Spotify di marzo è entrato YouTube, che ha detto noi abbiamo 100 milioni, quindi ha detto noi raddoppiamo sotto questo aspetto. In realtà mi volevo soffermare su quel famoso Spotify for Artist, che so che a voi artisti fa impazzire, specialmente quando andate a vedere le nazioni in cui vi ascoltano. Sì, allora io partirei col dire che odio Spotify for Artists, cioè non è che odio Spotify for Artists, però purtroppo ci mette tanto tempo ad aggiornare, quindi tu hai una visione di come sta andando il brano sempre a due giorni di distanza, e quindi se sei emergente soprattutto fai fatica a capire come anche gestire, diciamo, poi i profili social. Già io sono un incapace, quindi in più se mi ci mettono questa cosa, però comunque è utile, perché serve per capire effettivamente dove sto andando. Tipo io ho scoperto che i miei brani vanno più forte a Milano che a Roma, quindi come si vuol dire, esatto, comincerai a fare le canzoni milanese, insomma. Cioè, sì, adesso apro tutte le vocali, ho deciso, sbagliando tutto quanto. Vabbè, tra l'altro il corsivo ha fatto scuola in questo periodo, quindi potresti fare una produzione punk in corsivo. Esattamente, io voglio spezzare una lancia a mio favore, però io canto in corsivo da prima che andasse di moda, ma semplicemente perché ho dei evidenti difetti di pronuncia a quanto pare mentre canto, quindi. E quindi ragazzi, il vero inventore del corsivo è Mezcal, ragazzi, qui lo diciamo e qui lo neghiamo sotto ogni aspetto. Senti, invece siamo curiosi di ascoltare il tuo nuovo brano e ci prendiamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo Gioia e poi torniamo. Gioia non andare, gioia ti prego resta. Gioia non andare.
tanto, perdona l'imbarazzo. Ma ora nel tuo letto ci sta già qualcun altro. Gioia, sai che è falso, lo leggo dal tuo sguardo, che mi stai cercando nel tuo nuovo ragazzo. Anche se sto con lei e non sto più con te, gioia, dimmi cosa vuoi, gioia, dimmi cosa c'è. Se sto con lei e non sto più con te, ma è possibile. Gioia, non andare, gioia, ti prego, resta. Siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV. Questa è la nostra trasmissione radiofonica dedicata agli artisti emergenti e non. Siamo con Mezcal, abbiamo appena ascoltato Gioia. Allora, parlaci di questo brano. Come ti arriva questo pezzo? Allora, questo pezzo è nato in maniera strana, perché parla del fatto che io ho tradito, diciamo, la mia ex fidanzata. Lei non l'ha preso benissimo, infatti non è uscito il brano, perché non lo sapeva. Ed è nato mentre stavo in bicicletta, in realtà tornavo da una serata e avevo questa melodia in testa, era tipo cantilena, e la odiavo inizialmente perché dicevo ammazza che ragazzinata, finché poi non ha preso forma, sempre tutto questo nell'arco dei 10 minuti che stavo in bici, diciamo tratta San Lorenzo, casa mia. E poi sono arrivato a casa e ho detto cazzo, io questa cosa la devo registrare, ed è andata. Come si suol dire, i grandi pezzi poi nascono così. Ricordiamolo che, per esempio, Let It Be, se non sbaglio, Paul McCartney la scrisse mentre stava cucinando. Quindi voglio dire, un pezzone che ad oggi qualche copia l'ha venduta. Insomma, sì, è andato abbastanza bene. È andato abbastanza bene. Se chissà se all'epoca Paul McCartney avesse avuto Spotify for Artists, come l'avrebbe presa? Insomma, probabilmente avrebbe avuto altri che lo guardavano al posto suo. Sicuramente non vedo l'ora di arrivare magari a un punto della mia vita dove c'è una terza persona che mi guarda Spotify for Artists, perché risparmio un sacco di frustrazione personale. Effettivamente, senti, invece la cosa interessante, l'hai accennato prima, no? Il fatto che oggi, ok, facciamo la canzone e poi non è solo quello, cioè poi c'è, come abbiamo detto adesso, ok, Spotify for Artists, ma poi Instagram, Facebook, adesso anche TikTok, sì. Cioè oggi fare l'artista è quasi un lavoraccio, cioè veramente devi fare di tutto. Questa è una cosa dalla fine però che c'è sempre stata tra gli emergenti, un po' come viene da pensare alle band negli anni 80 a Los Angeles che distribuivano i volantini sulla Sunset Strip per un concerto. Alla fine sono realtà che ci sono sempre state. Certo, forse quella di adesso, a parer mio modestissimo, è meno divertente, perché probabilmente mi sarei divertito di più a dare dei volantini insieme ai miei amici che non a fare un post Instagram, ma quello perché non è proprio nelle mie corde, sostanzialmente non sono uno troppo legato al mondo social. Comunque già adesso ci sto provando, ho aperto un profilo TikTok, quindi sono ufficialmente generazione Z adesso, ufficiale, sì. E quindi sono semplicemente cose differenti. Alla fine ogni periodo, ogni anno ha le sue sfaccettature in ogni mestiere. In questo caso gli emergenti devono essere un po' più social, un po' più fiduciosi. E ecco, forse la cosa vera che è cambiata è che non hai più un riscontro reale, perché comunque il pezzo può anche andare molto bene, nel senso entri nelle giuste playlist, fai anche 1 milione di ascolti. Il problema è che la gente ormai è sempre più difficile che si affezioni a quello che è il percorso e a quello che è l'artista e a quello che sono le canzoni anche. Capito? Magari rischi di avere pezzi con milioni di stream e avere 10 persone sotto il palco. Infatti è verissimo questa cosa che hai detto. Tra l'altro oggi purtroppo c'è una tendenza molto strana, che è quella di ricordare più il pezzo che l'artista. Cioè io conosco la canzone, il titolo, e poi quando alla domanda ma chi la canta? Non lo so. E questa è una cosa brutta, tra virgolette, di TikTok però questa cosa, perché là ti affezioni neanche al pezzo, a una frase del pezzo. Ci sono canzoni che sono andate virali e gli artisti continuano ad avere gli altri brani con pochissimi ascolti. Ma perché? Perché magari è andato a virare appunto una frase della canzone, che in quel contesto è diventato un format da seguire sul social e cose varie. Quindi rischi proprio che poi magari sia una cosa fine a se stessa. Per questo io la cosa a cui voglio stare attento, e il motivo anche per cui ho tardato ad aprire tipo TikTok,
perché voglio che comunque ci sia un percorso che non si basa sulla canzone ma più sull'artista, perché tento di rendere, semmai ci riuscirò, più longeva la cosa possibile. Quindi, no. Sì, no, è verissimo questa cosa. Tra l'altro è molto interessante, per esempio, come brani, per esempio, ecco, molto vecchi, che casualmente, ecco, finiscono in serie TV famose. Mi viene in mente l'ultimo, più famosissimo, Master of Puppets, per esempio, in Stranger Things. In un attimo è diventato viralissimo proprio perché è entrato in una delle serie TV, quando invece quello è un pezzo veramente che ha fatto veramente epoca nel metal, pezzo iconico dei Metallica, che va avanti da 40 anni, tra virgolette. Però queste sono le, è il mainstream, cioè purtroppo è sempre funzionato così, è come Stefano Accorsi col Maxi Bond. Sicuramente Stefano Accorsi è un bravissimo attore, poi serve quella cosa là, quel compromesso, che non che Master of Puppets ne avesse bisogno ovviamente, però comunque è stato riportato anche a dei, a un pubblico più giovane che magari non conosceva, trovo allucinante questa cosa, però magari non conosceva Master of Puppets dei Metallica. Senti, oggi grazie anche alle piattaforme, ecco, e anche all'usufruitore, ecco, della musica, stanno venendo anche un po' giù i generi, no? Nel senso, oggi, ecco, chi fa punk o comunque chi fa rock anche come te spesso magari spazia anche in altri generi, no? Oppure si vedono molte collaborazioni, non che non ce ne siano state in passato, no? Ricordiamo gli Anthrax e i Public Enemy, due poli opposti che si sono uniti, però oggi va molto di moda, insomma. Come lo vedi questo miscuglio di generi? Allora, inizialmente non lo capivo, onestamente. Non lo capivo, ma perché forse ero anch'io troppo piccolo e troppo poco dentro quello che era il mondo lavorativo musicale. Poi, andando crescendo, conoscendo soprattutto sempre più gente che fa musica, alla fine la vedo bene, perché è un bel modo, visto che ormai la musica viene vista come cosa, passami il termine, accessibile a tutti, sì, e soprattutto con uno scopo di divertimento. A questo punto devo dire, ho iniziato ad apprezzare anche quel lato divertente e diciamo meno serio, nonostante ci sia comunque un lavoro professionale dietro, proprio di pancia, ecco. Quindi alla fine vedo davvero bene queste collaborazioni di diversi generi. Io in primis ne ho fatte, poi si vedrà se usciranno o meno nei prossimi tempi, però comunque le vedo bene. Ottimo. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevole chiacchierata. Le ultime due domande di rito. Nel tuo cassetto d'artista, nel prossimo futuro, nel breve futuro, che cosa c'è? Allora, sicuramente questo status di un singolo, diciamo ogni mese, ogni due mesi, mi sta facendo divertire, perché ho possibilità di farmi vedere a 360 gradi, non per forza magari anche in un contesto EP o contesto album, dove comunque sei sempre legato un po' a quello che è il filone, capito? Il filone dell'album, il contesto, alla fine gli album sono come una casa con tante stanze, non è difficile che veramente è una stanza arredata anni 70 e una arredata primi 2000, capito? Cioè sempre, ci deve essere sempre una coerenza. E quindi per ora la cosa del singolo al mese mi sta facendo divertire di più, quindi penso andrò avanti così. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, vogliono ascoltarti, come e dove ti trovano? Mi trovano ovunque, infatti come dicevo prima, ormai anche su TikTok, sotto il nome di Mezcal, M-E-Z-K-A-L. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Mezcal, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliardo e tosto, quindi ascoltatelo e condividete la sua musica soprattutto. Grazie Mezcal per essere stato con noi. E poi grazie mille, veramente. Lì nella regia.